lo stand è importante? Sì, molto. Io non ci volevo credere. Io pensavo davvero ingenuamente nel mio mondo delle favole che bastasse mettere le creazioni sullo stand e basta, che parlassero le creazioni. Invece no, più il vostro stand è accattivante, più attira sguardi, più è pieno di cose, ma soprattutto ecco questo dovete pensare, che il vostro stand deve essere pieno di cose che attirano gli sguardi, più crescerete la vostra possibilità di vendita. Ovviamente è inutile fare uno stand uguale a un altro che avete visto che magari vi piace, perché? Perché la gente è attirata dalle novità e voi, come per tutte le cose, dovete cercare di stupire le persone, di dare cose che non hanno visto e che attirano gli sguardi e il loro interesse. Ma adesso veniamo alle vostre domande. Azzurra Fantasy mi chiede se serve una documentazione particolare per gli hobbisti e quanti pezzi portare a una fiera. Domanda molto interessante. Allora, no, non serve una documentazione particolare, almeno per le fiere che ho preso in esame io. Basta appunto spuntare la casella creazioni artigianali / creazioni in fimo, poi alzo sempre le mani, non so se in alcune fiere c'è qualcosa di particolare. In caso, verrà tutto scritto sul modulo. Quanti pezzi portare? Bello! Una cosa molto 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 soggettiva. Ovvero, come vi ho già detto, dovete prima di tutto calcolare la vostra spesa. Esempio, mettiamoci che state in trasferta, che avete l'hotel, eccetera eccetera, e per una fiera, quale il Cartoon Mix, spendete 1000 euro di investimento. Praticamente io cosa faccio? Poi arrivo a spendere 250 euro, 300 euro, mi faccio tipo 300 diviso 20 pezzi, vedo quanti pezzi dovrei fare e a quanto dovrei metterli per raggiungere appunto quella cosa, oppure faccio 300 diviso 40, 300 diviso 50, mi faccio i calcoli in base a questo. Una volta che avete recuperato le spese, è a vostra discrezione quanti pezzi fare, soprattutto se avete un pubblico, non avete un pubblico, avete una clientela molto forte, andate lì che non vi conosce nessuno. Se andate lì che non vi conosce nessuno, è inutile fare 400-500 pezzi. Perché no, più che altro proponete pochi pezzi buoni e alcuni pezzi molto molto vari, esempio tanti orecchini kawaii, portachiavi, calamite, dei gadget così che possono portare a casa le persone per ricordarsi di voi. Allora, io per una fiera tipo il Cartoomix, Romix eccetera eccetera consiglio di fare almeno 200 pezzi, ci devono stare a fiere di questa portata, mentre per Miniature Italia, la Novegro, la Milano Comics eccetera eccetera, anche se state sui 100 pezzi va bene. Per partecipare a Lucca Comics 400-500 pezzi li dovete portare. Serenarts mi ha fatto una domanda molto interessante, ovvero se alle fiere del nord si respira la competizione e l'invidia che lei ha respirato nelle fiere del sud. Allora, è particolare come cosa. Dunque, io ho preso parte non come espositrice ma come visitatrice al Cartoon Mix. Al Cartoon Mix c'erano tante creative, anche una vicino all'altra. Io ho respirato un'aria fantastica, sarà che erano tutte amiche, però era veramente bella, c'era tanta allegria nell'aria, tanta stima reciproca, quindi non ho respirato aria di invidia o queste cose qui. Certo, le pecore nere ci sono sempre, cioè ovviamente sfido chiunque a farsi stare simpatico tutti, anch'io persone che mi stanno sul cavolo e che non vorrei incontrare alle fiere, però beh, voglio dire, alla fine voi dovete pensare che quello è lavoro, voi state lì per lavorare, per farvi conoscere, quindi pensate meno il possibile agli altri, a quello che vi dicono, a quello che vi fanno, se passano vi prendono in giro eccetera eccetera, non le calcolate proprio perché sono proprio poveri d'animo se fanno una cosa del genere. Appunto, mentre loro penseranno a come screditarvi eccetera, voi mettetevi lì a creare così da superarli sempre di più. Grotta Creativa, la nostra Chloe, ci chiede: alle fiere ti sei mai stata tagliata fuori o hanno mai guardato le tue creazioni con disprezzo? Sinceramente no. Ho ascoltato tanti pareri di tante situazioni molto spiacevoli che sono capitate ad alcune mie colleghe. Sì, ovviamente c'è gente che è ignorante, ma nel senso che ignora proprio le cose che facciamo, ignorante in materia, e quindi guarda le creazioni un po' con disprezzo, sì, con aria di sufficienza, dicendo oh, 20 euro per una bambolina. Però come ci sono queste persone, ci sono anche i collezionisti che ci dicono oh, 20 euro per una bambolina è pochissimo. Per quanto riguarda l'essere tagliati fuori a una fiera, forse si è tagliati fuori perché si è fuori tema, perché molte fiere ci tengono molto al tema. Esempio, se vado a una fiera giapponese di Brescia, ovvio che non posso portare cose non rene,
Alice Bloom Plushies, spero di averlo pronunciato bene, oltre a tante domande a cui ho già risposto, mi ha chiesto quale tipologia di creazione si vende di più in fiera. Io vendo principalmente collane, la cosa che vendo di più appunto sono le collane. Arianna Zobressi mi chiede appunto anche lei come vanno le fiere a Milano e se la gente, come è successo a lei in qualche fiera al sud, chiede gli sconti. Qualcuno ovviamente c'è, però sono molto 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 meno. Phoenix Fra mi chiede come formulare il prezzo delle creazioni e è un discorso un tantino complicato, quindi magari fare un video a parte su questa cosa, però principalmente vi spiego come faccio io. Io mi do un tot all'ora, per cui essere pagata, solitamente sono tipo dai 7 ai 10 euro, quindi insomma per una creazione per cui impiego 2 ore 20 euro. Ma è un calcolo che non sempre mi vale, perché ad esempio per creazioni per cui impiego 8-9 ore, che quindi dovrebbero stare 80-90 euro, io le metto a 50, quindi il problema dei prezzi è un problema un po' di tutti i creativi, dovete stare molto... In questo vi aiutano tanto le vendite, i vostri clienti, vedere cosa va via prima, cosa va via dopo, poi alcuni clienti appunto sanno dirvi: Tonia, per me questo costava troppo poco, per me questo costava troppo, oppure chiedere consiglio, soprattutto alle vostre amiche e colleghe creative, tipo io mi scambio sempre consigli con Serena, con Angelo, tipo amore quanto dovrebbe costare questa, Serena quanto dovrebbe costare questa. Mi faccio dire i loro prezzi, io faccio una media con quello che ho pensato io, alla fine dovrebbe uscire il prezzo più giusto. Comunque per il prezzo appunto dovrete calcolare le ore di lavoro, il materiale e se partecipate a una fiera, il costo della fiera, della trasferta, dell'hotel, del cibo, eccetera, eccetera. Per tutte le domande che invece mi avete lasciato nel nostro gruppo Facebook, vi ho già risposto all'inizio del video. Spero davvero che le mie risposte siano state abbastanza esaustive. Ci tengo a dire un'ultima cosa riguardo alle fiere, perché ci sarebbero in realtà tantissime cose da dire, questo video è già venuto lunghissimo. Allora, fare una fiera è una cosa molto impegnativa, ok? Richiede impegno sia prima della fiera, ma anche durante la fiera. Quindi, quando dovete scegliere la fiera, tenete conto tantissimo anche di quanti giorni sono, di quanto dura, perché portare avanti una fiera non è facile e non lo capirete mai finché non vi troverete dall'altro lato dello stand. Per questo per me tutte quelle che fanno fiere come Maria Dottorici, Daniela Pupa, Angela e tutte le altre sono davvero delle guerriere, cioè delle eroine per me, perché raga veramente, cioè portare avanti ad esempio 5 giorni di Lucca Comics è veramente un'impresa. Non avete idea di tutta la fatica che c'è dietro alla preparazione, di tutti i dilemmi, i problemi, le pippe mentali, l'ansia, ma anche stare a una fiera, ovviamente passerà sempre quella che vi snobberà, quella che vedrà le vostre creazioni e dirà le so fare anch'io, oh, che schifo, oh, non mi piace, e questa cosa vi farà del male. Ovviamente il vuoto, cioè la rottura verrà riparata da tutte quelle che apprezzeranno le vostre creazioni, eccetera, eccetera. Però insomma, mettete in conto tutte queste cose, mettete in conto la stanchezza dello stare in un padiglione dalle 6-7 di mattina per montare fino a quasi le 10 di sera. È un lavoro enorme, quindi ecco, anche se non siete creativi, non siete stendisti, la prossima volta che andate a una fiera ricordatevi di questo, che quelle persone che stanno lì, ma io anche quando vedo i mercatini della Domenica a Gallarate, apprezzo tantissimo quello che fanno, perché non è facile passare tutta una giornata dietro lo stand e soprattutto avere contatto con clienti che non capiscono quello che vendi, ti prendono in giro, eccetera, eccetera. Non prendete mai in giro quello che fa uno stendista, perché ci ha messo veramente tutto se stesso, altrimenti cercate di dare i vostri pareri sempre con una certa educazione, con un certo tatto, appunto nel rispetto di tutto l'enorme lavoro che c'è dietro a quello stand. Spero davvero tanto di esservi stata d'aiuto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, io ho cercato davvero di fare il possibile per portarvi queste informazioni, seppur un po' frastagliate. Mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video, ciao!